Villa Fabris, sede di numerose iniziative a carattere artistico e culturale, ha ospitato l'evento di apertura di Via Art Tour, un percorso che punta a creare una rete attiva tra le tante professionalità presenti nel territorio vicentino, mettendo in luce le peculiarità dell'artigianato locale, per dare vita ad un progetto che sappia intercettare i flussi turistici e gli appassionati di esperienze esclusive a contatto con le autentiche produzioni locali. Il comparto del turismo è un comparto fondamentale per l'economia del nostro territorio. In questo periodo di lockdown non siamo stati fermi, ma abbiamo attivato tutti i nostri funzionari per progettare delle attività per essere pronti nel momento in cui la pandemia chiuderà e ci saranno tutte queste opportunità che riguardano il turismo. Più si è e più si conta, e creare un sistema relazionale con tutti gli attori che partecipano allo sviluppo economico del territorio può dare là alla partecipazione di bandi e di opportunità che arriveranno dalla comunità europea. Costruire insieme il turismo del futuro richiede la capacità di raccontare le peculiarità del saper fare artigiano, aprendosi alla possibilità di interpretare la domanda di un turismo sempre più attento alla sostenibilità e alle eccellenze territoriali. Sappiamo che il mercato del turismo avrà una ripartenza lenta e difficile. Si svilupperà il turismo di prossimità, la gente ha ancora molta voglia di viaggiare, ma si recherà magari prima nelle località minori. Dobbiamo essere in grado di mettere in gioco tutto ciò che è il fattore di richiamo dei nostri territori. Ecco perché stiamo dialogando, collaborando con i nostri artigiani, mettendoli in gioco, aiutandoli a farsi conoscere, a promuovere, a far capire tutta la loro capacità. I trend del turismo dicono che bisognerà lavorare sulla sostenibilità, favorendo l'economia del territorio e quindi la conoscenza di tutto ciò che è motivo di attrazione per rendere ancora più interessante la nostra destinazione turistica. Tanti i percorsi e le esperienze proposti per coinvolgere i visitatori in un ampio panorama di opportunità. Abbiamo immaginato di strutturare queste proposte in tre sezioni tematiche fondamentali. La prima è quella dei percorsi artigiani. Invitiamo i turisti, i visitatori appassionati al nostro territorio a conoscere determinate zone della provincia secondo delle chiavi di lettura particolari, non solo sui grandi centri tipo Vicenza, Bassano, Asiago, che sono le tradizionali mete turistiche, ma anche su località minori che meritano di essere conosciute e che hanno molto da raccontare dal punto di vista dell'artigianato, proprio grazie a visite nelle botteghe e a contatto con gli artigiani. Una seconda sezione sono le esperienze di gusto. Arriveremo a conoscere le produzioni tipiche, l'enogastronomia locale, spesso prodotti artigiani, non solo nel lato food, quindi prodotti di pasta e pasticceria, ma anche nel lato beverage, quindi le distillerie, le cantine, le birrerie. Ancora una volta, capendo i segreti della nostra produzione e gustando il meglio della nostra produzione alimentare. La terza sezione si chiama Impara l'arte e sono appuntamenti a stretto contatto con gli artigiani che ci inviteranno gli utenti, i visitatori, a dei corsi, a dei workshop esperienziali per conoscere la manualità, la creatività, tutta la maestria nella realizzazione, nel processo di produzione e finitura dei prodotti artigianali che tanto ci sono invidiati nel mondo.